demolizioni? Poche, poche demolizioni, ma intanto quello che era importante era bloccare questo. Fra l'altro una delle cose che colpisce in questa storia dell'abusivismo è la connessione tra insediamenti abusivi e dissesto del territorio. Se voi guardate cosa è successo negli ultimi 4 anni di fila, in molte regioni italiane, a causa di queste piogge torrenziali di altissima intensità in brevissimo tempo, voi vedete che una parte importante dei danni provocati da questi eventi è legata a insediamenti abusivi che sono stati condonati e che sostanzialmente scivolano, si franano insieme con le colline oppure si allagano quando vengono le inondazioni, perché edifici costruiti nel letto di più o meno generano problemi di questo tipo. Se poi pensate alla vicenda di vicino di Taranto, dove uno dei problemi più evidenti è rappresentato dall'insediamento abitativo di Tamburi, lì non c'è abusivismo, lì c'è stupidità urbanistica, ma insomma si assomigliano, perché questo posto, questo quartiere che è stato fatto crescere ai margini del parco geomineario dell'Ilva, aveva credo 4.000 abitanti nel 95, nel 2010 ne aveva 23.000. Questo quartiere oggi viene identificato come l'area più vulnerabile nella zona di Taranto e naturalmente nessuno dice che la vulnerabilità nasce dal fatto che è stata messa la costruzione di questi edifici, che in parte abbiamo detto sono però anche lì abusivi e poi condonati e poi sanati. Perciò è molto difficile trovare in Italia un posto dove un edificio abusivo e poi condonato in qualche modo sia espressione di equilibrio, no? Buttarli giù, come no, sarebbe in alcuni casi è necessario, per esempio per la prevenzione di danni da dissesto idrogeologico, in alcuni casi è necessario demolire. Purtroppo si demolisce dopo che avvengono i danni, i guai, piuttosto che prima. La forza di demolire oggi è molto difficile trovarla, perché in una situazione più come quella attuale, anche economica, è molto difficile che qualcuno si assuma questa responsabilità, però questa sarebbe una strada anche da seguire. Una seconda parola chiara, per così dire, che vorrei così approfondire è colore. Qui abbiamo il blu del mare e il possibile nero del petrolio. Se ne discute tanto, ne ha discusso negli incontri anche in giornata, credo anche in modo un pochino accalorato, non so, una battuta che ha fatto, la cito testuale: non faccio il venditore di cravatte, non sono disponibile alla demagogia. In replica a chi contestava l'autorizzazione data a fare le ricerche petrolifere nel mare Adriatico al largo del Tremiti. Io le farei una doppia domanda, per così dire. Io l'avevo messa in onore del ministro. Molto bene. E allora, prima domanda: ricerche petrolifere, quando più o meno è diffusa l'idea di guardare oltre il petrolio, sono proprio necessarie? Seconda domanda, cito delle parole che ha detto lei qualche settimana fa: è giusto dire vediamo se ne vale la pena? Lei ha detto vediamo se ne vale la pena, però se poi, quando si scopre se vale la pena mettere le trivelle in azione all'arco delle Tremiti? Dunque, un mese fa il Parlamento
direi pressoché all'unanimità, ha confermato la normativa in vigore in Italia, che peraltro è la più severa al mondo, una delle più severe al mondo, che pone delle limitazioni alle esplorazioni petrolifere in mare in Italia. Non c'è stato un parlamentare che ha sollevato un problema, per così dire, di prospettiva. L'unico argomento che è stato considerato significativo ha riguardato le misure precauzionali che devono essere prese per evitare che queste attività generino degli effetti ambientali negativi. E sulla base di questa legge io, insieme con il Ministero dei Beni Culturali, ho esaminato un progetto per una ricerca, una prospezione geofisica, sostanzialmente un'attività che un'impresa ha presentato, ha proposto per capire se in quel tratto di mare, nel fondo del mare, esiste la possibilità di estrarre olio o gas. Ha presentato una domanda che rispetta in maniera puntuale quello che prescrive la legge, e quando un'impresa richiede di svolgere un'attività secondo quanto la legge prevede, è un suo diritto chiederla, è un mio dovere, nel caso che sia l'autorità, avere una risposta. Le leggi si rispettano, possono anche non piacere, il Ministro può proporre un cambiamento? Allora, io non sono un parlamentare, per cui non ho questa autorità. Quello che io ho detto molto tempo fa, non adesso, l'avevo spiegato a Bari al Presidente del Consiglio regionale, che si chiama Introna, e che mi aveva detto: ma dobbiamo affrontare questo tema. Io gli avevo detto: il tema va affrontato in una chiave diversa da quella che ponete voi, cioè se il tema è proteggiamo l'ambiente, allora bisogna adottare le misure per fare in modo che le attività, qualunque essa sia, siano svolte in maniera tale da proteggere l'ambiente, perciò misure precauzionali, prescrizioni, eccetera, ma con riferimento a quelle attività. Se invece il tema è quelle attività non devono essere fatte, allora la chiave di lettura è diversa. E questo è quello che io ho suggerito, cioè l'utilizzazione energetica del mare Adriatico, che vuol dire non soltanto le ricerche petrolifere, ma il traffico petrolifero, gli impianti di rigassificazione, i porti petroliferi. Queste attività devono essere viste nel loro insieme e tra l'altro condivise anche con i paesi dell'altra sponda dell'Adriatico. E su questo vale la pena fare una riflessione che ci consenta anche di capire quali sono le convenienze. Se sostanzialmente l'Adriatico fosse un mare che galleggia sul petrolio, con perciò riserve importanti, una dote importante, è chiaro che questo diventa un asset strategico per il paese, indipendentemente poi dal fatto che si utilizzi o meno. Ma se un paese ha una riserva strategica petrolifera importante, ha anche un peso diverso nell'economia globale e nell'economia dell'energia. Cioè, questa per esempio è la prima valutazione da fare: qual è la reale disponibilità? Perché anche avviare un programma di esplorazione o di estrazione a fronte di una potenzialità scarsa probabilmente non conviene, il costo è superiore al vantaggio. Poi c'è un'altra considerazione che va fatta dal punto di vista economico: qual è il valore prevalente? L'uso del mare come risorsa turistica è un valore economico confrontabile con l'uso del mare come risorsa energetica? È un'altra valutazione che va fatta. Questo però non è nelle mani del Ministro dell'Ambiente, che ha una procedura e una legge da rispettare. Questo diventa un argomento di riflessione
riflessione strategica sul futuro dell'economia italiana. Se vuole sapere qual è la mia opinione personale. Mi permetto, un governo spetta indicare la strategia comune. Certo, a questo governo in particolare è capitato di tutto, compreso questo. Noi abbiamo un documento che abbiamo cominciato a circolare anche per consultazione, che è la strategia, la bozza di strategia energetica nazionale, all'interno del quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha posto come uno dei punti di riferimento, non il più importante, ma uno dei punti di riferimento, anche la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali. Però appunto io credo che vada fatta una riflessione che punta anche a quantificare la disponibilità. Personalmente io sono molto incerto, cioè se devo dire che cosa penso, credo che gli investimenti per le prospezioni petrolifere potrebbero essere messi in parallelo con gli investimenti per potenziare il turismo, con quelli per potenziare nuove tecnologie. Cioè si tratta di capire sostanzialmente in un quadro più ampio, però direi di farlo appunto entrando nel merito, se no facciamo una guerra di bandierine e non si riesce fuori. State appunto studiando misure per lo sviluppo, le fonti alternative, tra l'altro solare e eolico, hanno incrementato l'occupazione in modo significativo. La Confartigianato ha calcolato che nelle fonti alternative ci sono 369.231 dipendenti. Fonte Confartigianato. Come dire, un extended accounting, cioè quando si fa il calcolo dell'occupazione ridotta, c'è l'occupazione diretta di settore e questi sono 120.000, che sono moltissimi comunque. Poi si dice c'è un'area di occupazione indotta più estesa, che però non necessariamente legata alle fonti rinnovabili, potrebbe essere collegata. Poi sì, potremmo dire che... Però insomma è un ruolo importante sicuramente. E poi potremmo dire più in generale che la Green Economy, tutte le attività improntate allo sviluppo sostenibile, possono portare molta occupazione. Visto che state studiando come governo delle misure, lei si sente soddisfatto di quello che i colleghi ministri stanno studiando? Dunque, intanto alcune misure le abbiamo già fatte. Noi abbiamo messo nel decreto crescita 470 milioni di euro a disposizione di imprese che lavorano nell'area della green economy, anche se insomma, non abbiamo un elenco puntuale, una classificazione. 470 milioni come credito a tasso agevolato allo 0,5% per investimenti in tecnologie innovative col vincolo di occupazione aggiuntiva giovanile. Questa è una misura già in vigore. Poi voglio ricordare che abbiamo confermato il credito d'imposta per gli investimenti nella riqualificazione energetica degli edifici, 55%, abbiamo previsto misure di credito d'imposta per le imprese che intervengono in processi, cioè che investono in processi innovativi. Poi abbiamo in discussione attualmente un pacchetto di misure, tra cui alcune sono state presentate da me, che sono tutte finalizzate a muovere risorse nella manutenzione del territorio, nelle fonti rinnovabili, nella gestione razionale e conservazione delle risorse idriche, nello sviluppo di biocarburanti. Il pacchetto quando potrebbe vedere luce? Lo stiamo discutendo in questi giorni, spero entro la fine del mese. Però volevo dire un'altra cosa. La green economy sembra quasi un settore dell'economia. Invece, guardando poi i numeri trend, anche a livello internazionale,
tecnologie pulite a livello globale sono stati 260 miliardi di dollari a livello globale in un solo anno, superiori agli investimenti per esempio per l'estrazione di olio e di gas, e questo è un dato che dà un indirizzo nella, diciamo nella direzione della crescita molto, molto importante. Se poi si pensa che questi investimenti sono prevalentemente in Cina, in Brasile, in India, si capisce anche dove è che stiamo andando. L'altra cosa interessante è che io ho potuto verificare in questi anni, ma soprattutto negli ultimi mesi quando faccio il ministro, è che l'Italia è ricchissima di imprese piccole e medie che anche adesso in questa fase di crisi hanno valori molto positivi dal punto di vista economico, esportano attorno all'80% dei prodotti e sono imprese che lavorano in quei segmenti che tradizionalmente vengono ricondotti alla green economy. Il problema è che queste imprese, che sostanzialmente hanno valore aggiunto e portano perciò risultati positivi, non sono considerate come rappresentative in quel tavolo delle parti sociali, dove invece le parti sociali in genere rappresentano soprattutto le parti più critiche e più faticose della nostra economia, e questo è un grandissimo errore. Direi a questo punto parola obbligatoria persona, parlando dell'Ilva, dove c'è la persona come lavoratore, la persona con il suo fisico, la sua integrità fisica, quindi la salute, che è la salute del lavoratore, ma anche di chi abita vicino a stabilimenti come l'Ilva. Per un osservatore è difficile mettere in fila le cose anche semplicemente che ascolta. Il procuratore della Repubblica di Taranto, Franco Sebastio, ha dichiarato: non ho visto dall'azienda finora alcun piano serio di risanamento. Il ministro dice: entro il 30 settembre darò le linee guida per gli investimenti. Ecco, la giornata di oggi forse ha prodotto qualche ulteriore elemento di conoscenza. Ci stiamo incamminando verso una soluzione per l'Ilva o no? Mi faccia dire prima una cosa con riferimento alla persona. Quando l'Ilva è stata, quando l'Italsim fu insediata a Taranto, all'inizio degli anni 60, mi pare, il focus sulla persona era sull'occupazione. Ed è stato poi un focus anche, come dire, riferito in gran parte anche al sistema di potere che si è creato locale attorno a questo stabilimento, che ha consentito progressivamente tutto quello che è avvenuto, devo dire, senza che la magistratura se ne occupasse troppo, oltre che le amministrazioni. Oggi il focus è ancora sulla persona che lavora, ed è un focus sulla popolazione che in parte nasce da problematiche evidenti di natura ambientale e sanitaria, in parte nasce come fenomeno mediatico e politico che utilizza in maniera brutale informazioni non verificate e le lancia come messaggio di conflitto tra il lavoro, la protezione dell'ambiente e la protezione della salute, che è una cosa pericolosissima perché sostanzialmente porta anche la situazione di Taranto al limite della capacità di governo. Io voglio dirle, oggi ho incontrato a Taranto alcune associazioni ambientaliste con alcuni esponenti che mi raccontavano, anzi, peggio, uno mi ha detto: mentre noi perdiamo tempo ci
sono 3 persone al mese che muoiono per inquinamento a Taranto. Un altro ha preso un telefonino e mi ha letto una cosa straziante, sostanzialmente, che racconta di una famiglia dove tutti sono malati di cancro. Ecco, questo è un modo brutale di affrontare il problema, perché né l'uno né l'altro di questi esempi possono essere riconducibili alla causa a cui loro fanno riferimento, ma servono invece in maniera strumentale per aprire un conflitto. Il problema dell'ILVA è il problema di uno stabilimento industriale che lavora lì da 50 anni, che in 50 anni ha accumulato problemi ambientali molto seri, che probabilmente ha anche contribuito ad aggravare lo stato di salute delle popolazioni, ma i dati ufficiali, statistici dell'Istituto Superiore di Sanità, dell'Istituto Mario Negri, dicono che l'impatto sulla salute di questo grande gruppo industriale, di queste attività industriali, è un impatto importante ma paragonabile a quello di altre situazioni di rischio ambientale, a cominciare dall'inquinamento urbano nelle grandi aree urbane del nord. Per cui quello che voglio dire semplicemente è che io sto affrontando la situazione di Taranto cercando di evitare che la problematica che è stata fatta emergere negli ultimi anni sia gestita attraverso la propaganda, attraverso la demagogia che serve alla cultura del conflitto. Cosa stiamo facendo a Taranto? Stiamo ripreparando l'autorizzazione integrata ambientale, che è il documento ufficiale che consente all'impresa di esercire gli impianti. Corregge quella dell'estate 2011. C'è anche un problema di correzione, ma poi vorrei dire qualcosa su questo. Noi stiamo facendo procedendo con questa autorizzazione che ha 3 riferimenti importanti. Il primo, gli impianti possono continuare ad essere eserciti se utilizzano le migliori tecnologie disponibili oggi a livello europeo, che vuol dire riqualificare il ciclo di produzione e investire molto nell'impresa. Secondo, questi impianti devono operare in maniera tale da minimizzare l'impatto ambientale, sapendo che l'impatto ambientale zero non esiste, ma minimizzare l'impatto ambientale vuol dire ricondurre la gestione delle risorse energetiche e naturali utilizzate negli impianti in maniera tale che sia in equilibrio con l'ambiente circostante. La terza, che l'ILVA di Taranto deve essere inserita all'interno della strategia di risanamento del territorio, per la quale abbiamo adottato un decreto legge che deve riportare in equilibrio un territorio che è stato compromesso non tanto e non soltanto dall'ILVA di Taranto, ma da tutti gli usi di questo territorio, compresi quelli legati alla mancanza di governo di questo territorio, che ha fatto crescere i tamburi, che ha distrutto il mar piccolo, che ha ridotto progressivamente la capacità di produzione dell'agricoltura. Perciò non è soltanto l'ILVA, è un problema più generale di uso del territorio che va riportato in equilibrio. In questo senso la partita dell'ILVA è una partita che ha un valore nazionale e un valore europeo, perché noi lì stiamo giocando esattamente una scommessa che riguarda la possibilità di conservare le attività produttive di un centro di produzione strategico a livello europeo, riportando queste produzioni in equilibrio con l'ambiente e facendo di questo impianto anche un laboratorio di economia verde, perché tutte le tecnologie che noi prevediamo che debbano entrare in questo ciclo di produzione sono tecnologie della nuova generazione delle produzioni industriali. L'autorizzazione precedente a questa, che è stata rilasciata nell'agosto del 2011, è una procedura di autorizzazione che è durata 4 anni e mezzo e che si è conclusa con 462 prescrizioni.
Ora, questa è la rappresentazione migliore di un modo di amministrare nel quale le autorità competenti del governo e della regione e le imprese giocano una partita nella quale sostanzialmente, girando attorno al problema, allungano il brodo in maniera tale che da un lato le imprese non sono, come dire, vincolate a impegni precisi e puntuali e dall'altro le amministrazioni non si assumono la responsabilità, perché prima ci mettono 4 anni e mezzo e dopo con 462 prescrizioni ottengono il risultato di avere un documento così complicato da gestire che l'impresa, come ha fatto, ricorre al Tribunale Amministrativo Regionale che dà ragione all'impresa. Allora, qui non stiamo correggendo le specifiche di quell'autorizzazione, qui stiamo cambiando l'approccio all'autorizzazione. Basta con il SUC, basta con questo gioco dell'oca attraverso il quale tutti quanti fanno finta di fare una cosa e non la fanno. Un'autorizzazione che viene chiusa in pochi mesi, con poche prescrizioni chiare e che impone degli obblighi molto precisi all'impresa. Ministro, siccome desideriamo, ascolteremo ancora a lungo, ma desideriamo farla, no, la verità è che, aspetti, desideriamo farla riposare, io le chiedo, invece di fare due domande, le chiedo due parole, ovviamente se vuole darcele. La prima può rispondere con sì o no, si candida alle prossime elezioni. Non ne ho la minima idea. Risposta un 4-4. Io adesso sono impegnato a continuare il mio lavoro. Se avessi mente che devo cominciare a preoccuparmi di una candidatura, ho smesso di lavorare. Traduco le cose. Non traduco che era un pensierino, ce lo faccio. Restiamo al tema del festival, che è democrazia, al video, parole smarrite, parole da reinventare. Proprio per la prospettiva italiana, come dire, per l'Italia che verrà, ha da suggerire una parola da reinventare? Ne ho due, etica della responsabilità. La ringraziamo. Allora, grazie a tutti per ringraziare voi. Da parte di Corrado Pini, di Roberto Ippolito e in arrivo Maurizio Violi, il che vuol dire che il tema è il dovere, è un piacere ascoltarlo, quindi che nessuno si alzi perché comincia subito. Grazie davvero. Thank you.